del mare, amanti delle cucine e delle ricette marinaresche, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Siamo pronti per regalarvi tante belle immagini, emozioni, consigli anche per gli amanti delle ricette e naturalmente abbiamo il cuoco, come sempre, in mezzo al mare con il nostro peschereccio che sta prendendo confidenza con gli arnesi del mestiere, come si suol dire. Bene, noi intanto che lo aspettiamo sulla banchina, vi lasciamo in compagnia del nostro esperto che vi regala queste pillole storico-culturali sempre sul mondo della marineria. Cuochi di Bordo! Qualche cenno oggi a due altri pesci, gattuccio o gattina, un tipo di squaloide un po' piccolino che come il cagnolo o palombo non può mancare nel brodetto. Un pesce molto facile da consumare anche per i piccoli, proprio per l'assenza totale di spine, ha soltanto una lunga lisca dorsale ed è effettivamente buonissimo e quindi non ha niente a che vedere con questa etichetta di pesce povero che si è mantenuta forse troppo a lungo. E lo sgombro? Lo sgombro è il pesce di maggio, il pesce pescato all'amo che un tempo aveva delle prese, delle catture abbondanti, oggi molto inferiori, ed era utilizzato sia nel consumo fresco ma anche sotto conserva, attraverso marinate o un sistema che comportava l'apertura, poi una posizione sotto sale per qualche giorno, dopodiché si procedeva a una cottura fritto o arrosto per passare poi ad un'immersione in aceto e vino bianco con profumo di cipolla e aglio che manteneva questa gelatina con una preparazione durevole per una settimana o anche qualche giorno in più. Lo sgombro, oggi come oggi, direi che in qualsiasi ristorante che si rispetti viene annoverato tra pesci di qualità in un elenco prioritario. Danilo, buongiorno, ben ritrovato. Grazie. Sei partito stamattina, sì. Ti sei imbarcato nel peschereccio. Allora, stavo a angolare, com'è? Meglio la pesca o le padelle? Io preferisco le padelle per deformazione professionale, però è sempre bello comunque fare un'esperienza di questo tipo, capire da dove viene il prodotto che cucini, e quindi è stata veramente una bella esperienza. Poi una bella giornata, capitano fantastico, quindi fantastico, non potevo chiedere di meglio. Cosa hanno fatto mastricciare? Sì, un po'. È dato una mano, quello che ci più che altro quello che puoi fare. Sì, sì, certo, l'intento certo. era quello di capire, di vedere, di apprezzare insomma la giornata. Perché voi vedete giustamente uno il vede prodotto, solo il prodotto non finito. Sa tutto quello che c'è dietro. Certo, infatti comunque quando vedi la fatica, l'impegno, la passione che c'è, anche tu che lo cucini ha un altro sapore e comunque dai un rispetto diverso a quello che è. Quindi immagino. È una cosa che dovrebbe essere fatta diciamo più spesso anche sotto altri diciamo aspetti. Così dici, sai almeno diciamo la fatica che c'è stata per farti certo, arrivare certo. Un prodotto di grande come qualità. No, un valore, perché oltre alla pesca poi ecco mi spiegava anche il fatto che comunque queste vongole vengono divise, quelle diciamo di taglia intermedia vengono risseminate, quindi diciamo ecco c'è un lavoro come diciamo da ortolano diciamo esatto. Del mare, no? Come si fa, e quindi è una cosa molto interessante perché cioè, ci trasmette anche il rispetto che c'è per il lavoro, per il mare, per continuare poi a fare questo lavoro. Altrimenti cioè, se uno fa una pesca indiscriminata, ma ciao, si un ferma tutto. Se avete prodotti di grande qualità da poter trasformare è anche grazie al lavoro, all'abnegazione al lavoro certo, di queste persone certo, insomma, certo. Che lavorano in un certo modo. Sì, sì, c'è sempre più cultura e rispetto anche per il mare, per il lavoro, per chi ti dà poi il lavoro, che è il vero datore di lavoro qui, è il mare. Esatto, il mare.
Senti, ma è la prima volta che andavi su una questa vongola? Sì, la prima volta, pur vivendo al mare, le si vedi sempre, però mai avuto insomma occasione, ecco, di salire e di fare un'uscita. Vabbè, quindi qualche di bordo ti ha fatto fare questa esperienza. Senti, noi adesso ci dobbiamo trasferire nel clou della vivo mattinata, della situazione, perché dobbiamo andare a prendere il pesce che poi ti serve, certo, a te e anche al nostro marinaio chef per elaborare i piatti che poi vedremo sulla tua tavola. Quindi adesso, chiuso la parentesi marinara, andiamo al mercato. Io non lo so perché noi arriviamo e c'è sempre lui prima di noi. Io non lo so. Non è che io guardavo il banco. È un banco bellissimo. È un banco bellissimo. Ciao comunque. Allora, ciao comunque. Ciao, piacere di vedere. Piacere, Danilo. Danilo, lo chef che insieme a te lavorerà oggi in cucina oggi per preparare, insomma, pesci del nostro mare. Sempre del nostro mare. Che pesci pigliamo oggi? No, ecco, che è una bella domanda. Che pesci pigliamo? Non si sa mai che pesci. Oggi l'imbarazzo della scelta. Banco, qui. Io direi, Lino, le vongole. Quello è un classico. Quello è un classico, ci puoi togliere le vongole. Sara J, prendi le vongole, a posto. Poi io vedo degli splendidi esemplari. Oh, gli chef siete voi, io sono il conduttore, sì. Quante robe devo fare? Hai ragione. Volete anche che ve lo cucino? Allora, vedi, ci sono le gattine belle oggi. Ecco, il gattuccio, le gattine, noi in dialetto le chiamiamo le gattine. Le gattine. E poi? Dai. Gli sgombri, prendiamo gli sgombri. Un bel pelagico. Poi questi sono buoni, sono i nostri, sono tosti, una bella carne. Però ha un sapore deciso. È un sapore inteso, un pesce azzurro, quindi un pesce grasso, però è un grasso buono, quindi. Omega 3. Bisogna un bel valore, lavorare. Bisogna saperlo lavorare, sì. Non è una bella sfida, insomma. Come no, avete come deciso no di giocare bello sì, pesante. Dai. Comunque, il nostro mare ci offre sempre una varietà. Perché questa è tutta roba che c'è qui davanti alle nostre coste. Bellissimo. C'è anche un capone gigante, che cos'è quello? La lampuga. Appartiene sempre a pesce azzurro, diciamo. Azzurro. No? Sempre bella, vedi quanto è bella. Bella bestia. E bella carne, si può fare in tanti modi, insomma, la griglia. Come vuoi. Grazie, le buste. Allora, a posto. Ok. Le vongole. Quindi adesso noi armiamoci di bella pazienza. Via andare, andiamo in cucina. In cucina a cucinare. Sei pronto? Pronti. Andiamo. Se non sei pronto è che sei lo chef. Andiamo. Andiamo, via. Oggi parleremo di pesce pescato e pesce allevato che possiamo trovare nei canali commerciali. Qual è la situazione che dobbiamo verificare? Nel momento in cui ci rendiamo in un punto vendita, in un qualsiasi pescheria, in un qualsiasi punto in cui possiamo reperire questi prodotti ittici, dobbiamo essere consapevoli se stiamo acquistando un prodotto che è allevato o è pescato. Da dove lo possiamo capire? Lo possiamo capire dall'etichetta, quello che riporta. Nel momento in cui è pescato, l'etichetta riporta pesce pescato e ci dice anche con che attrezzatura è stato pescato. Nelle altre etichette dovremmo trovare pesce che è allevato, con la dicitura molto chiara allevato. Allevato poi può essere in una determinata nazione e in quel caso è riportato anche la nazione in cui quel pesce è stato allevato. Può essere un pesce pescato in acque dolci, in quel caso comunque è dichiarato anche esattamente il luogo dove può essere stato pescato. Quindi riuscire ad avere la certezza dal punto di vista della documentazione se siamo di fronte a un pesce allevato oppure pescato, poi ci dovremmo anche rendere conto che se abbiamo di fronte una cassetta di spigole, che è una delle specie che può essere pescata e allevata, se abbiamo di fronte una cassetta di spigole che sono uniformi come pezzatura, ci deve far capire che è molto facile che sia allevata. Un'altra specie di normale reperimento sul mercato come allevata sono le orate.
se sono orate in cui non c'è nessuna lesione anche dal punto di vista della cute, eccetera, e sono tutte di pezzatura del peso uguale, eccetera, questo fa capire che siamo di fronte a delle specie che sono allevate e non pescate. Oh, eccoci qua, siamo piombati dalla banchina del porto di Fano alla cucina, di Danilo, qui siamo a casa tua, no? Dopo aver acquistato naturalmente il pesce, anzi lo hanno acquistato, e adesso metteranno in pratica le loro versioni con l'acquisto mattutino. Allora Danilo, tu con uno degli ingredienti cosa hai pensato di fare? Allora, abbiamo pensato di fare uno sgombro con cipolle d'alloro, quindi un piatto molto semplice, all'apparenza gli abbiamo dato, diciamo, un tocco di creatività in più. Abbiamo preso lo sgombro, l'abbiamo sfilettato e poi viene passato in una pastella leggera di acqua, farina, maizena e uova, e poi viene passato nella cotena di maiale secca, e quindi questa, quando poi andrà in frittura, soffierà e avrà l'effetto di un popcorn. Quindi quella lì è la... Questa qua è la cotena di maiale secca. Poi la cipolla invece viene cotta come si usava una volta sotto la cenere, in questo caso nel forno, quindi viene cotta a 40 minuti a 200 gradi, poi una volta che è cotta si sfoglia, quindi si estrapolano tutti i fogli, e con gli scarti si realizza una crema con cui poi vengono farcite, diciamo, queste cipolline. Una volta, diciamo, semplicemente fritto il pesce, si va ad adagiare su queste cipolle e si spolvera con delle foglie di alloro, anche queste essiccate, rese in polvere, quindi si dà questa aromaticità molto persistente, e si conclude con un goccino di riduzione di aceto di lamponi, che dà questo contrasto agrodolce al piatto. Allora, già detto così è meglio la colina in bocca. È già buono. Cioè, tu invece vedo che hai degli elementi basilari, ma anche qui... Lo sai, la cucina magnara veloce. Veloce. No? Allora, io praticamente ho fatto un sugo di vongole, no? Le vongole si sa, no? Si prendono, si lasciano un po' a bagno, poi si aprono in una padella, una volta aperte si tiene l'acqua di cottura, per l'acqua di vegetazione per quella la più buona, e poi con una base di olio, scalogno, si fa andare, poi si buttano giù le vongole, no? Una volta rosolato, uno spizzetto di vino, un po' di pomodoro e quello. Quella è la base. Quella è il sugo, un po' di pepe e il sugo è fatto. Vongole sgusciate. Vongole sgusciate, okay. Sì. Poi cosa faccio? Ho fatto una polentina, così la polenta la vado a insaporire con questo sughetto di vongole, un po' di prezzemolo sopra, diciamo, così. Una cosa molto tradizionale che si faceva anche tanti anni fa. Certo, così. Quindi insomma questa polentina con il sugo di vongole. La polentina con il sugo di vongole è la tradizione. È la tradizione proprio, per la tradizione. Per eccellenza. Sì, come la presenta? Ah, proprio così. Io così, guarda, la metto. Vediamo. Un po' qui nella ciotolina, un pochettino così. Ci metto un po'. Grazie Danilo. Assistente. Ci metto. Oh, c'hai uno chef che ti fa da assistente. Io non so se te nella tua vita. È vero. Ci metto un pochettino di prezzemolo. Prezzemolo. No, abbellirla. E magari anche un filo d'olio, se vogliamo. Che è quello. Poco. Ci dice. Ecco qua. Eccolo questa qua. Fantastica. È la polentina al sugo di vongole. La polentina al sugo di vongole, quindi tradizione, insomma, essenza della cucina marinara, però insomma anche insomma, la creatività dello chef insomma, rispecchia la territorialità, cipolla, sì. E la cotica di maiale. Sono, diciamo, non tradizionali. Allora Danilo, hai stimolato molto la nostra fantasia. Allora, partiamo. Andiamo con l'esecuzione. Perfetto. Intanto partiamo con il filetto di pesce, di sgombro in questo caso, andiamo a infarinarlo. Questa è farina normale, 00? Questa è solo, scusa, maizena. Maizena, qua, sì. Ah, ok. Quindi una volta passato sulla pastella, lo passiamo con la catena di maiale, quindi facciamo in modo che si appiccichi sopra. Ah, quindi la metti prima di friggerla, perché questa qui praticamente deve andare ad appiccicarsi alla pastella. La pastella funge, diciamo, da collante. Ok? Poi dopo, una volta, diciamo, incollata questa catena, lo andiamo a friggere, quindi lo immergiamo in friggitrice. Senti, la pastella, ho sentito che hai messo insieme diversi ingredienti.
com'è le proporzioni, giusto per dare qualche indicazione? Un 50% di farina, 50% di maizena, poi ci sono sui 20 grammi di tuorlo, il resto è acqua gassata che te lo porti a consistenza. L'acqua gassata funge, diciamo, da lievitante, quindi avendo l'anidride carbonica dentro, poi in contrasto con l'olio bollente, gonfia, da questo effetto di sofficità, sì. Che in questo caso non servirebbe neanche tanto perché già gonfia, però comunque dà un bel effetto. È una pastella che tu adoperi anche per altre preparazioni, è la tua base pastella standard, diciamo, sì, più o meno sì, dopo cambia consistenza, densità, però sì, all'incirca è una pastella standard. Cipolla nella cipolla, questa qui praticamente diciamo che è cotta a vapore, se vogliamo, perché cuoce prima in forno, tutta chiusa nel suo involucro, e adesso gli andiamo a dare, diciamo, una caramellatura che gli dà un gusto un pochino più... Procediamo con l'impiattamento. Prendiamo il piatto. Questa è la crema di cipolle che abbiamo realizzato con gli scarti della cottura. Andiamo a posizionarlo un punto in modo tale che riusciamo a sistemare il nostro sgombro, e poi cominciamo a posizionarci le cipolline, quelle più grandi che all'interno sono vuote, le andiamo a farcire con la crema di cipolla che abbiamo realizzato appunto con gli scarti di cottura. Polvere di alloro. Sì, le foglie essiccate, se volete sentire l'odore che sfuggione, è proprio di alloro fresco. Curiosissimo, fantastico. Molto, molto bello, sì. E andiamo a dare questo tocco leggero di agrodolce, che è fatto con semplicemente una riduzione di aceto di lamponi e zucchero in proporzioni di un quinto più o meno, quindi ok, mettiamo qualche goccia di questo aceto. Beh, c'è anche un bel effetto cromatico, voglio sì, dire, no? Perché comunque alla fine anche, no, come si dice sempre, l'occhio vuole la sua parte, quindi ci deve essere una parte cromatica interessante, perché poi la prima cosa che arriva è la vista, quindi certo. Il primo senso è quello. La prima preparazione è andata, adesso come sempre facciamo, riassettiamo i piani di lavoro e poi torniamo per un'altra preparazione. Allora, in men che non si dica, abbiamo rassettato la cucina, liberati i piani cottura e ci stiamo preparando per entrare un po' nel cuore, sì, diciamo, delle ricette, nel vivo. Si passano il testimone, perché prima ha fritto Danilo, adesso... Adesso frigo, io frigo. Ah, ecco. No? Allora, cosa friggi? Io frigo il gattuccio, la gattina, il dialetto la chiamiamo. Dialetto. No? Allora, io l'ho, diciamo, tolta la spina centrale, no? Perfetto. Poi la vado a infarinare, molto semplicemente. Adesso, mentre si frigge, io condisco un po' di salatina con un pizzico di sale, un po' di olio, no? Uso le mani, no, perché i grandi chef usano sempre tutti le mani, no? Ecco. E poi grazie, l'assistente è bravissimo, ormai è bravissimo. E vado, diciamo così, adagiare sul letto di insalatina un pizzico di sale, poco e voilà. Invece Danilo, passiamo al tuo, vedo un elemento molto conosciuto da me, un passatello. Un passatello, quindi sempre uniamo prodotti della tradizione a, diciamo, una tecnica leggermente un pochino più innovativa. E qua facciamo un passatello alla marinara, semplice, dove però il pomodoro è stato semplicemente spremuto a freddo con un po' di gambi di prezzemolo, e quindi diciamo che mantiene un po' quell'odore di freschezza. Le vongole sono state trattate in tre modi differenti, perché qua abbiamo l'acqua con cui andiamo a cuocere il passatello, che è solamente acqua e vongole. Vengono aperte insieme, filtrate, e quella è un'acqua molto delicata, non è molto saporita perché viene allungata. Poi abbiamo delle vongole che invece sono state semplicemente aperte a crudo, quindi diamo una sferzata un pochino più elettrica al piatto. Ah, ecco. E poi abbiamo la vongola, diciamo, aperta nella maniera tradizionale, quindi aglio, olio, peperoncino, vino bianco, limone, con cui praticamente il liquido viene recuperato e emulsionato, finito. Poi ci va il prezzemolo che è fritto, quindi da una parte croccante, e i fiori che sono di aglio orsino, che hanno il gusto di aglio, e quindi ritorna, diciamo, questa marinara con aglio, prezzemolo, pomodoro. Gli elementi ci sono tutti, un po' presi in maniera diversa per dare un po' più di freschezza. Anche qui vedo dei cromatismi belli, sì, il viola, il verde. Mi piace molto il colore nel piatto,
vita, è bello, l'occhio, l'occhio viene soddisfatto anche l'occhio, viene soddisfatto. Quindi qua partiamo semplicemente, quindi prendiamo, diciamo, la nostra emulsione di acqua di vongole e la mettiamo in padella, poi andiamo subito a versare i nostri passatelli nell'acqua in bollore. Danilo, anche qui tempi abbastanza brevi, vedo che la tua è una cucina molto espressa. Veloce, cioè il tempo che spendiamo è nella preparazione, quindi la preparazione magari è il momento in cui sei solo, non hai la pressione del servizio, quindi riesci un po' a, diciamo, a concentrarti sui gusti. Poi sappiamo tutti che quando è il momento di correre non hai tempo per soffermarti, quindi ecco il motivo per cui andiamo, diciamo, più spediti, pochi elementi, ma sono già pronti, sappiamo che quelli li abbiamo già calibrati prima e quindi siamo a posto. La linea è pronta, quindi giusto i tempi giusti. Ok, ne scoliamo i nostri passatelli. La ricetta del passatello è una ricetta classica. Passatello, ricetta classica, pan grattato, parmigiano, uova, noce moscata e limone, e il gioco è fatto. L'unica cosa per mantenerli integri e non farli spezzare, una volta realizzato il passatello, non lo andiamo subito a schiacciare, ma almeno lo lasciamo riposare qualche ora, se non una notte che sarebbe meglio, in modo che comunque rimane più compatto ed evitiamo così di mettersi la farina, che non c'entrerebbe niente nella ricetta tradizionale, quindi questo è quanto. Nel frattempo che il passatello va, andiamo a mettere sul fondo del piatto questa spremuta fredda di pomodoro, quindi andiamo a fare anche questo bel cromatismo rosso, fuoco acceso. Pomodori che hai utilizzato? Questi qui sono dei pomodori datterini che coltiviamo proprio noi qua, quindi li abbiamo raccolti prima, lavati, poi schiacciati semplicemente e filtrati. Okay. Aggiungiamo qualche vongolina, ok, questo è semplicemente del prezzemolo frullato, comunque andiamo a dare un po' di gusto, un'emulsione di prezzemolo, un'emulsione di prezzemolo semplicissima, ok, e poi dopo chiudiamo con il prezzemolo fritto, quindi semplicemente messo a friggere a 180 gradi per 10 secondi, il tempo che smette di friggere ed è pronto. Poi andiamo a posizionarci sopra qualche fiorellino che non ha una ragione solamente estetica, ma questo ha un gusto potente di aglio che però tende poi a svanire anche abbastanza velocemente. Quindi diciamo che l'escamotage di utilizzare questo fiore è quello di far sentire comunque l'aglio che ci sta nella ricetta, ma non mettendolo pestando. Se ancora fosse abbastanza forte, chiaramente evitando la parte cromatica, si potrebbe prendere un pezzettino di aglio, strofinarlo solamente sul fondo del piatto e aggiungere gli altri ingredienti. C'è, ma non c'è. C'è, ma non c'è. Nota croccante il prezzemolo fritto. Perché sembra piacevole questo un po' contrasto, movimento di palatale. Stop. Perfetto, bene. Allora, seconda ricetta, grande maestria nelle tecniche, però anche grande, diciamo, consistenza da parte di Stefano per questa duplice interpretazione di un elemento come il gattuccio, come la vongola, che si presta tantissimo. Pochi secondi, ritorniamo subito con l'ultima preparazione per questa parentesi in cucina qui a Villa Giulia. Allora, vediamo che qui per magia scompare Turido e compare Turido, e quindi ci sono gli ingredienti che vanno e che vengono. Non c'è Silvan. E non c'è Silvan. No. Qui vediamo anche qui elementi base, e quindi cosa andiamo a fare adesso? Allora, andiamo a preparare il nostro palombo, che intanto l'abbiamo, diciamo, gli abbiamo tolto la lisca centrale, l'abbiamo aperto a libro. E poi prepariamo un olio che per metà è olio d'oliva, extravergine d'oliva, per metà olio di semi. Questo solamente perché comunque sarebbe un po' troppo aggressivo l'olio di oliva. L'andiamo a aromatizzare, dentro c'è un po' di finocchietto selvatico, nepitella, alloro, aglio, scorzetta di limone, quindi facciamo un olio aromatico. Lo portiamo intorno ai 65 gradi e ci andiamo a sistemare dentro il nostro palombo che abbiamo
infilzato con un paio di stecchini, in modo che comunque rimane bello, bello dritto e non si muove. Quindi non è la frittura, è non una è cottura, cottura a bagno d'olio. Qua dentro rimane per circa 5 minuti perché è molto sottile. Ok. Poi abbiamo preso dei peperoni rossi, classici, li abbiamo messi sopra il fuoco, li abbiamo messi finché la pelle non diventa completamente nera. Poi vengono sbucciati, privati diciamo di questa parte carbonizzata, e sotto sono proprio bello, un bel rosso vivo con un leggero sentore di fumo. E con quelli abbiamo realizzato una semplicissima crema montata con un filo di olio extravergine d'oliva. Il bipimer passato e finito. Quindi a questo punto adesso praticamente andiamo a finire il piatto. Come finitura abbiamo questi peperoni che sono dei peperoni cruschi, quindi peperoni semplicemente lasciati essiccare, che adesso andiamo a friggere proprio per 10 secondi, tempo che appena iniziano un po' a gonfiarsi, li togliamo. E poi della portulaca, che è un'erba, diciamo, infestante, che c'è un po' nella nostra campagna, però ha questa particolarità di essere leggermente croccante, con un gusto un pochino minerale, che comunque ci dà questa, questo gusto. Che è comunque commestibile, si lega come bene. Come no. Quindi andiamo a versare, a sistemare il nostro peperone in friggitrice, questo ci va da proprio veramente 2 secondi, il tempo che... Quindi questo è il nostro peperone che abbiamo fritto proprio un tuffo nell'olio. Un tuffo, 30 secondi, 10 secondi neanche. Andiamo a sollevare il nostro palombo che andiamo a asciugare sulla carta, gli togliamo delicatamente gli stecchini che abbiamo messo prima, ok? Ci aggiungiamo semplicemente un pizzichino di sale, poi andiamo ad impiattare. E l'impiattamento è molto 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 semplice, perché sistemiamo il palombo sul centro del piatto, poi con questo qui proprio andiamo a nappare, a coprire il nostro palombo, che essendo anche una carne diciamo molto molto asciutta, se vogliamo, questo qui gli dà un po' di quell'umidità che gli serve. Ci mettiamo sopra qualche pezzettino di questo peperone crusco croccante, poi prendiamo lo stesso peperone crusco che abbiamo semplicemente passato al setaccio, quindi frullato. Con questo qui andiamo a fare coprirlo, gli diamo un altro gusto un pochino più incisivo, un peperone. E poi chiudiamo con qualche germoglietto, fogliolina di portulaca. Il piatto è finito, semplice, pulito, sintetico. Qui ci sono i peperoni arrostiti, che già quelli mi fanno venire in mente l'estate, il sole, no? Beh, questo sentore così, e poi insomma anche qui belle consistenze, giochi un po' sulle consistenze, ti piace? Sì, mi piace avere un po' questo movimento in bocca, non essere insomma un gusto molto statico, ma più dinamico. Piatto. Elementi semplici di cucina, diciamo, di tutti i giorni, lavora studiati. Poi lui c'ha le polveri, tu ce l'hai le polveri? No, c'ho le polveri da sparare. A casa, dai le polveri. Quelle... Lui le polveri a casa. Le spariamo sul piatto. Lui le spara sul piatto. Sì, no? Allora, invece, la tua altrettanto bella di sostanza. Sempre veloce, perché il pescatore ha poco tempo. Ha poco tempo. Allora io praticamente, cosa ho fatto? Ho preso lo sgombro, fresco, no? L'ho aperto, l'ho eviscerato. No? Allora ho fatto una panatura qua, diciamo con mollica di pane, prezzemolo, sale e pepe, e ci ho messo anche una grattatina, qui siccome il pescazzurro ho una grattatina di limone. Che ci dice? Sì. Perché? Allora vado a impanare questo sgombro, no? con questa panatura, ecco qua, metto naturalmente un filo d'olio, e questo qui lo vado a mettere in forno. Adesso non c'è Silvan, però simsalabim, vado a prendere il pesce cotto che abbiamo cotto. Ecco qua. Questo è lo sgombro. Grande sapore, grande gusto. E... perché, diciamo, fatto così lo sgombro è un po' la morte sua. È la morte sua. Dopo se vuoi mettere un po', vabbè, il limone c'è già nella mollica un pochettino, però ecco, se uno vuole,
anche qui, aggiungersi o così, o i ferri, diciamo, sì, e lo sgombro è questo, è lo sgombro è lui, così. Allora, abbiamo chiuso il cerchio delle preparazioni con la grande maestria, le tecniche, gli accostamenti di Danilo, che gioca sull'attualità con questi accostamenti molto, molto moderni, senza snaturare troppo gli ingredienti e le ricette. Massimo rispetto della materia prima, Danilo, quello in sì, primis. Perché, come si dice, se la materia prima già è eccellente, inutile, è vero, è così. E quindi, però, abbiamo visto che questa maestria accostata anche alla sapienza popolare dei piatti. Veniamo da una cultura, no? Veniamo da una cultura, la maestria di Stefano sta in quella di riproporre le cucine della nostra tradizione, e quindi questo è, e quindi grande sapidità, grande gusto e grande sostanza con questi ingredienti, quindi il gattuccio, lo sgombro, la vongola, e ci siamo divertiti nella cucina dello chef Danilo di Villa Giulia per questa puntata di Cuochi di Bordo. Adesso andiamo dai nostri ospiti che ci stanno aspettando a tavola per degustare le prelibatezze che sono state fatte in cucina, ma anche fare quattro chiacchiere proprio sull'ambiente marinaro e ci eco. Lei è contento? Contentissimo. Danilo è contento? Apposta? Apposta. Va bene, allora pochi minuti e poi siamo subito a tavola. Buonasera. Allora, abbiamo avuto una sessione in cucina molto interessante, nonché stimolante. Ci vediamo soddisfatto. Sì, devo dire che è promettente la cosa. Lo chef Danilo si è espresso, ma anche il nostro Stefano, il cuoco marinaro che da tempo ci sta seguendo in questa avventura di Cuochi di Bordo, insomma, non si è fatto certo pregare. Bene. Certo è che lo chef scelto da Villa Giulia ha sicuramente dato il meglio di sé, perché noi siamo qui per questa puntata di Cuochi di Bordo a Villa Giulia e abbiamo il piacere, prima volta in assoluto, cosa quanto mai gradevole, di avere uno dei padroni di casa proprio al nostro tavolo, che ci omaggia di questa presenza. Certo. E poi avremo l'arte, avremo l'imprenditore, insomma abbiamo belli argomenti, però insomma partiamo nel frattempo che dalla cucina ci arrivano i piatti, da questa splendida dimora. Sì. È un piccolo paradiso alle porte di Fano. Sì, questa è un'abitazione, una casa che appartiene alla famiglia di mia moglie più o meno da 200 anni. E quindi è una casa che è pervenuta a lei dopo una serie di successioni, come avviene normalmente in tutte le famiglie. E da quando lei l'ha cominciata a gestire, cioè da circa il 2004, è stata destinata a ricezione turistica. E ricezione turistica con lo stile dei castelli della Loira, cioè abbiamo offerto i servizi dell'albergo, quindi ogni camera c'ha il suo bagno e quindi ci sono un servizio con lo stesso servizio che stai in un albergo. Contestualmente però noi non abbiamo fatto una distinzione tra quello che sono i locali della nostra abitazione e i locali che utilizzano gli ospiti, quindi gli ospiti hanno la sensazione di essere a casa, di vivere in casa vostra. E non è stata neanche un'operazione eccessivamente difficile, perché queste case in realtà erano destinate all'ospitalità, ospitavano i parenti, gli amici dei padroni di casa, e quindi erano già fatte per consentire un'ospitalità discreta, che consentiva una serie di camere. Quindi una serie di camere con il bagno, e quindi ognuno poteva vivere la propria vita e poi ci si riuniva a pranzo, si vedeva, si faceva anche un po' una vita indipendente. Questo fino al 2014. C'era anche un servizio di ristorazione, ma era un servizio di ristorazione dedicato semplicemente agli ospiti. E adesso invece dal 2014 si è incominciato a fare un servizio di ristorazione che è rivolto all'esterno, e quindi per la prima volta ci siamo affacciati nel territorio fanese e pesarese, perché prima di allora probabilmente non era conosciuta. In pochi. Vi misurate con il gradimento o meno? Sì, ci misuriamo col gradimento, e ovviamente quando ci è stato chiesto di partecipare a questa trasmissione, diciamo, è stato un motivo di soddisfazione, perché questo ha cominciato a dire, vuol dire
che forse allora stiamo piano piano entrando nel tessuto sociale, come ristorante, e quindi questo è sicuramente con grande piacere che ospitiamo voi questa sera e gli amici. Cosa che non ha detto Stefano è che oltre all'ospitalità e oltre alla ristorazione, ci ha fatto fare un giro per le camere. Questa è una residenza, è un museo, con pezzi d'arte interessanti all'esterno, ma soprattutto nelle zone comuni. Sì, pieno di memoria, voglio dire, storica soprattutto. In 10 minuti ci ha fatto un excursus di qualche centinaio d'anni, passando con personaggi importanti, di cui ci ha raccontato la presenza qui nella struttura, nel tempo. Sposare l'arte col territorio è un gioco paga sempre. Come si usa dire in termini pratici, no, infatti prima si parlava di Eugenio di Beauharnais, sì, vicere d'Italia, Carducci. Certo. Tanto per dire personaggi anche lontanissimi tra di loro, ma comunque ugualmente importanti. Da qui la scelta di invitare noi oggi per fare onore alla presenza precedente di Carducci, di tutti questi altri personaggi. Dell'estero c'è un busto, come vedete, giustamente in fondo, non potevano scegliere diversamente, interrompo. Prego. Abbiamo la polentina con le vongole dello chef Stefano, il pescatore, e lo sgombro soffiato con cipolle all'oro del nostro chef Darino. Qui adesso partiamo in un viaggio. Lino che ha sito sgombro soffiato. Sgombro soffiato, perché queste protuberanze che sono sopra lo sgombro sono riso soffiato. No, sono la cotica del maiale. Lavorati in un modo particolare che a contatto con l'olio caldo procura questo effetto chips. Questo è una tecnica. Così già come iniziamo, mi dispiace non aver potuto portare o proiettare mentre mangiavo i quadri, soprattutto del Settecento, certe nature morte che si riverberano, come si usa questo, però queste piatti non sono natura morta, queste sono natura viva. Molto vive. Ma tu lo sai che nature morte vengono chiamate. Il piatto è vero. Il piatto è vivo. No. E poi abbiamo l'accostamento penso, uno dei piatti più tradizionali della nostra cucina, la cucina fanese, che cioè la polentina con il sugo di uova. Quindi ci barcameniamo. E da dove cominciamo? Da quello che a vostro piacimento, con un po' di vino, mi sembra che sia un vino. Facciamo un brindisi a questa bella tavola. Evviva. Facciamo un cin. Ecco, ci uniamo tutti a posto. Allora, alla trasmissione, alla vita e all'ospitalità. Anche a noi, no? Anche a noi, che adesso sono vino del territorio. Allora, parlando di arte, io vedo e noto anche una colorazione, un contrasto cromatico che lo chef ha messo in atto, che ricorda molto però alcuni. No, ma ci sono. No? Io dico che ci sono alcuni dipinti, ecco, appena è arrivato il piatto, subito, che me l'ha richiamato, di artisti settecenteschi riminesi, anche pensando al nostro Maggini, che è fanese, che richiamano questo verde, veramente. E sono i pesci che sicuramente erano sul porto di Rimini e che questi pittori vedevano, messi proprio sulla lastra quasi di marmo, che a lungo andare era diventata quasi così verde. Ecco, perché appena è arrivato, come dire, me l'ha proprio richiamato. Gli elementi del territorio ci sono tutti, perché c'è la cipolla, c'è lo sgombro, c'è notevole il maiale, c'è veramente, è vero, c'è un po' una ricerca molto buona, sì, anche gustoso veramente. Ma le tavole rappresentate in certi quadri, in certe rappresentazioni, insomma, che hanno raccontato un po' la storia all'epoca, i quadri erano i giornali di adesso, no? Che tavole erano? Come erano? Cioè, erano tavole un po' diverse. Ci sono quadri che ci mostrano le tavole delle famiglie reali, francesi, ma non solo, dove c'era un contrasto micidiale tra 3-4 persone che mangiavano e 50 che guardavano. Che servivano. Guardavano e servivano. Cioè, per ogni. Ovviamente questo si è trasformato, no? Diciamolo. Però i quadri, per esempio, delle nature morte, che sono quelle che illustrano più di tutti, che rappresentano
i pampani dell'uva, cocomero, pensiamo ai dipinti di fine Seicento, no? Quelle esaltazioni enormi, enormi proprio di fichi, prugne, uva, meloni, ad arrivare, per esempio, io prima ho citato Magini, mi ripeto, invece ad una pittura molto più razionale, in termine, diciamo, noi un po' storico-artistico la chiamiamo Giacobina. Giacobina. Perché lui vive fino al 1806 e quindi prende la rivoluzione francese, allora si dice da quei fasti dei dipinti di Behrens, sì. Che veramente Franz Werner, Van Tamme, sono tutti pittori che vengono a Roma, arriviamo a un pittore fanese che a un certo punto invece mette il cavolfiore, ecco, la caciotta, le uova a occhio di bue, cioè lui sta fermo nella cucina e con una pittura da cavalletto vede cosa passa. Tra l'altro, ecco, Magini per esempio non fa onore a Fano perché il pesce lo fa vedere molto di rado, molto di rado. Invece dove salvo una bella, come si dice, una bella graticolata di triglie, i roscioli, che io mi ricordo mia madre li faceva a casa pulendo la graticola con i fogli del giornale. Prima bruciata. Sì, sì, e chiaramente, e poi pulita. Ecco, per dire che chiaramente è una cucina più povera, ma non per questo meno gustosa. Meno gustosa. Io adesso sto affondando il mio cucchiaio, sì, insomma, sì, nella tradizione, no? Sì, il sugo di vongole e la polenta. La marineria, Massimo, tu la conosci abbastanza bene, ha avuto anche lei delle evoluzioni come la cucina in ambito tecnologico, in ambito no? tecnologico. Sì, la cucina è stata più tradizionale, più tradizionale. Anche perché deve mantenere viva la storia della cucina, della tradizione marineresca, che si esprime proprio anche attraverso i piatti che vengono preparati. Certo. Invece il mondo marinaro dal punto di vista tecnologico ha avuto un bel salto in avanti. Il mondo marinaro dal punto di vista tecnologico ha fatto dei grandi salti. In realtà sì, quando io ho cominciato a fare questo mestiere era l'inizio. Ci sono state evoluzioni, grandi, grandi evoluzioni che la marineria fanese comunque ha saputo recepire, perché all'epoca era la prima o la seconda marineria dell'Adriatico. Che non è cosa da poco. Che non è cosa da poco. Era, credo, prima o seconda solo a San Benedetto. Infatti c'è stato un periodo in cui le barche sono cresciute di dimensioni, si sono dotate tecnologicamente, hanno aumentato la forza dei motori. La stessa cosa è successa a San Benedetto, fino a che a un certo punto si sono accorti che erano troppo grandi, ecco, e da là le hanno dovute mandare verso l'Africa. Molti armatori di San Benedetto hanno poi spostato l'attività verso l'Africa andando a pescare in quelle aree là. Fano è rimasto per tanto tempo in grossa marineria. Devo dire che con una predisposizione verso la tecnologia molto forte. Quindi c'è questa propensione alla tecnologia. Io ho vissuto questo periodo quando sono entrati in funzione, sono entrati sul mercato nuovi sistemi di navigazione, quello che adesso noi conosciamo come il navigatore della macchina, i pescatori ce l'avevano 20 anni fa o anche 30 anni fa, e a Fano sono stati tra i primi che l'hanno adottato, che hanno imparato ad usarlo, perché poi sì, lo strumento lo puoi comprare ed è una cosa, imparare ad usarlo è un'altra. Io a bordo dei pescherecci, proprio per questa trasmissione, mi sono reso conto che, insomma, uno si aspetta che il marinaio è un uomo di fatica, di grande manualità, invece devo dire che quando sono nella plancia conoscono a menadito, sona, scandaglio, tutto quello che gli mette a disposizione la tecnologia per ottimizzare la propria azione di pesca, no, al fine di un reddito sempre più ottimale. I fanesi devo dire che hanno avuto sempre una predisposizione verso la tecnologia, perché poi hanno capito che la tecnologia gli aiutava a lavorare meglio, a lavorare e guadagnare di più. Ottimizzando. Sì, sì, non era solo per... Allora, ti lascio alla polentina, chiedo insomma a chi insomma ospita tutte le persone dal mondo, possiamo dire, perché insomma gravitano qui, qual è un po' quello che gli rimane nel cuore alle persone che vengono a Villa Giulia? Immagino che un feedback l'abbiate con i vostri clienti,
immagino che ci siano persone che ritornano volentieri qui, e insomma, che qual è un po' la vostra cifra distintiva, insomma, quello che è la vostra firma sotto in calce. Cosa te devo dire? Ti devo dire, secondo me è un po' il rapporto che poi alla fine si crea con le persone, perché questo, vivendo Villa Giulia, essendo ospiti, questo soprattutto lo si nota residendo, potendo stare qualche giorno qui, evidentemente, quindi magari è una cosa. Devi avere una temporalità, per, perché altrimenti è difficile. Sì, quindi, chiaro. Magari in un pranzo o in una colazione, voglio dire, questo è difficile, che si possa creare una situazione di questo genere. Però quelli che invece risiedono qualche giorno si sentono un po' effettivamente a casa loro, si sentono in un ambiente un po' diverso da quello che può essere l'ambiente di un albergo. Diciamo che soprattutto sono gli stranieri che cercano questo tipo di strutture, e quindi magari ci sono delle tecnologie magari che noi non abbiamo, per dire, che per ovvie situazioni magari non abbiamo la jacuzzi nelle stanze o via discorrendo, perché ovviamente ci sono camere che sono antiche, che hanno mobili antichi, che hanno situazioni non sarebbero idonee, e non sarebbero neanche idonee a situazioni di questo genere, però si respira un ambiente casalingo. Soprattutto noi ce ne accorgiamo per i libri. Noi abbiamo molti libri nella casa e nei vari ambienti, anche lì per esempio ce ne sono alcuni, e questi libri si viaggiano, si spostano, quindi vengono letti. Infatti noi abbiamo anche delle difficoltà a trovare i nostri libri, che non è che perché magari lo riponiamo da una parte e lo ritroviamo dall'altra, considerando che da solo non si muove, non si muovono qualcuno, alle volte purtroppo magari non ci sono, magari alle volte li regaliamo noi. Per esempio, io sono molto ho fatto un gesto di generosità una volta a dei polacchi che sono venuti qui. Io avevo tutta una serie di libri dei polacchi, nel periodo in cui i polacchi si fermavano, certo, nelle Marche, ad Ancona e via discorrendo, e si parlava quindi della brigata polacca, comandato dal generale Anders. Avevano tutta una serie di fotografie, avevo un ospite che aveva questa cosa, ecco, io gliel'ho dato perché era così commossa di aver trovato una fotografia che gli ricordava il papà. Agosto, settembre del 44. E quindi ecco, sono situazioni di questo genere, e quel libro lì non lo trovo più. Immagino che gli sia rimasto impresso a lettere di fuoco questo episodio. Quindi il feedback è questo. Avete anche un'estensione? Sì, abbiamo un'estensione, abbiamo creato un'enclave in cui non si può cacciare, e quindi sono tutte attenzioni verso l'ospite. Quindi questo fa sì che magari la mattina si sentano ancora tanti uccellini che cantano. L'arte e insomma il territorio, ritorno su quello che ho detto all'inizio. Nelle Marche sta rappresentando un modo di fare turismo, no? Sì. Che si sta un po' distinguendo da tante realtà. Devo dire, questa è una mia impressione. Per esempio, l'Umbria era partita molto prima di noi su alcuni aspetti. Aveva quasi restaurato quasi tutti. Arriva un'altra elaborazione. Questi sono sempre di Danilo, nostro chef, passatelli con vongole alla marinara, quindi una spremuta di pomodori freschi del nostro orto, il prezzemolo fritto e i fiori di aglio orsino. I fiori di aglio orsino. Che cos'è? C'hanno di aglio, ma non è aglio. L'aglio orsino è una pianta che ha il sapore solo dell'aglio, non ha niente a che vedere in verità con la sua famiglia. Delle foglie piatte che sanno d'aglio, molto, un po' più delicato, molto molto buono, anche il fiore è leggermente sentore. Quindi insomma, vedete, questa è la, come dire, l'estrosità dello chef che si sta esplodendo. Sta esplodendo. Una foglia che sa di aglio, ma non è aglio. Vedi? Sì. È una ricerca. No, domanda, perché non ci mettiamo l'aglio direttamente? Perché vedete che qualcuno l'aglio ha detto, forse non è proprio... Non dà... Qui invece abbiamo il nostro chef Stefano che ci ha preparato il palombo fritto, quindi si è fritto sull'insalatina, un piatto sicuramente più tradizionale. Più ecco, anche qui c'è il gioco, no? Di sapori conosciuti. Ma dicevo prima, quindi
noi abbiamo tutti questi paesi, tutti restaurati o quasi tutti recuperati. Sì. Voglio dire, per cui c'è, hai le sagre, no? Forse anche esagerate, però comunque c'è questa voglia mai di far conoscere quali sono i prodotti del territorio, i prodotti che poi confluiscono per forza, io credo, per la gran parte, nella ristorazione. E l'arte, da un lato abbiamo le mostre in sé, che ogni certo. paese vuol fare, ma che ogni paese fa, che ogni paese, come dire, siamo la parte di Osvaldo Licini, per dire, prima citavamo Cucchi, se non sbaglio, sì. errato, Trumbiani, sì. in Ancona, ce ne abbiamo qua, Pesaro, Vangi, sì. Tutta quella colonia di toscani che è arrivata qui da noi negli anni subito dopo la guerra, certo. 52-53, che oggi ormai sono ottantenni ma hanno prodotto tantissimo, per cui non c'è solo il dipinto antico di cui le nostre chiese, le nostre pinacoteche sono piene, ma abbiamo anche un'arte contemporanea degna, voglio dire, io prima ho citato Vangi. Vangi in Giappone ha un museo tutto suo, tutto suo, ed è un vivente ancora. Una volta di regola, voglio dire, post mortem arrivavano certe, per cui, voglio dire, ci sono dei riconoscimenti notevolissimi, artisti, anche noi abbiamo una serie, e anche la nostra Colta dei 15, che, voglio dire, a Fano dà l'indicazione precisa di qual è lo stato della cultura in una città, in un territorio. Quindi bisognerebbe un po' prendere un pochino più coscienza. È chiaro che rispetto alla Toscana, l'Emilia Romagna, voglio dire, che sono regioni che sono partite subito. Sì, sì, però no? c'è un vantaggio enorme rispetto a queste regioni, a mio modo di vedere. Questo, voglio dire, forse entra un po' la mia professione, perché mi occupo di questo. È che qui c'è un enorme valore che ancora può essere sfruttato, quindi qui ci può essere un interesse, c'è una marginalità, cioè in questo momento qui c'è un margine, quindi essendoci molto più da fare e potendo la regione fare molto di più a livello di impatto certo. turistico di quello che può fare adesso, e qui evidentemente per degli investitori o per chi ha del capitale da investire c'è più possibilità di investire, quindi scommettere sulla regione, e poi ottenere dei grandi benefici, perché oggi la Toscana è già arrivata al suo top, e quindi oggi chi vuole investire in Toscana deve pagare tutto il valore che si è accumulato pregresso. Certo. Oggi chi investe nelle Marche, non essendoci un valore ancora riconosciuto, parlavamo prima proprio di arte, valore dell'arte, è come come il mecenate che compra un quadro, voglio dire, del pittore o dell'artista che ritiene essere bravo e con un po' investe e sa che magari poi ci avrà un gran ritorno, perché quell'artista poi diventerà il Cucchi della situazione, fa una scommessa, ecco, quindi qui c'è da fare. Secondo me bisognerebbe un po' più mettere a fuoco questo concetto, che a mio modo di vedere non è ancora a fuoco o mettere a reddito, no? Sì, le potenzialità che la regione ha. Sì, ma più che mettere a reddito, io penso credere un pochino di più in questa cosa, invece crederci un po' di più, incominciare a pensare che forse è meglio cercare di fare, cioè noi abbiamo per esempio dei paesi che si stanno muovendo in questo momento, sono i paesi scandinavi, a mio modo di vedere, che credono nelle Marche, stanno prendendo un investitore scandinavo ha investito in una grande azienda vinicola marchigiana, vuol dire investendo del capitale importante, e quindi vuol dire che questo potrebbe essere un segnale da tenere conto, vuol dire che quindi c'è un interesse, certo. Non ci sono, adesso per carità tocchiamo un tasto dolente, ma i collegamenti con la Scandinavia non ci sono. Quindi non credo che ci sia nessun aeroporto, nemmeno da Roma. Ecco, non lo so, però bisogna tenere conto, bisogna valutare queste cose, bisogna pensare che bisogna creare le condizioni perché
questo avvenga. Perché questo avvenga, sì, quindi chiaro. Bisogna, più che fare le linee che vanno, bisogna pensare alle linee che vengono. Che vengono. Come si faceva una volta in Romagna, che l'aeroporto di Rimini arrivavano direttamente dalla Germania, dal Francoforte. Esatto. Adesso arrivano da Mosca. Arrivano da Mosca. Sì. Però la società si muove anche attorno all'indotto economico, l'indotto industriale. Noi stiamo per affrontare, soprattutto nella zona del porto, e qui insomma, mi riallaccio all'imprenditoria della quale tu sei un esponente, che ha una progettualità di sviluppo sul porto di Fano per i prossimi anni. Una progettualità storica. Nel senso che è partita nei periodi d'oro della nautica, ha comunque assorbito, e voi per non me ne voglia nessuno, per le lungaggini burocratiche, voi per i periodi di crisi che ci sono stati, ha avuto un rallentamento. Adesso il progetto ha ripreso vigore da 3 anni a questa parte, perché il mercato ha ripreso vigore, anzi adesso è molto vivace, e questo è il momento. Fino a qualche tempo fa, fino a 2 o 3 anni fa, l'investimento di Fano era una cosa che nella nautica non succedeva da altre parti. Adesso i feedback che si hanno è che i grossi investitori sono tornati ad investire nella nautica. E io che mi muovo su Viareggio, sulla Spezia, in queste aree qui gli investimenti sono forti, importanti e veloci. Che cosa ha dato l'impulso per invertire un po' la tendenza? All'inizio si pensava, no, che alcune tassazioni avevano un po' compresso il settore, sicuramente. Pensando invece a questa inversione di tendenza, che cosa ha innescato il meccanismo? Io penso che sia legato fondamentalmente alla situazione economica in generale, globale, a livello mondiale, perché i clienti della nautica sono italiani per una fascia di barche, ma sono tanti stranieri per il restante. Noi abbiamo clienti americani, tedeschi, messicani, inglesi, si muovono un po' da tutto il mondo. Grossi gruppi industriali cinesi hanno acquisito prestigiosi marchi italiani. E stanno continuando ad investire, quindi vuol dire che hanno trovato riscontro nell'investimento che hanno fatto. Adesso il mercato è veramente positivo, sono 2 o 3 anni che è ripartito e si vede un grande fermento, quindi adesso sarebbe proprio il momento di non far ripassare il treno di nuovo, ecco, perché è quello che è il life motive che abbiamo sempre detto. Un capannone nella zona industriale a Bellocchi, se ci voglio vendere, se ci voglio lavorare i cavoli o se ci voglio fare le mele, è la stessa cosa. Al porto, se lo fai, vuoi fare quel mestiere, sì, voglio dire, e se vado via io viene un altro che fa quel mestiere, sì, quindi quello da quel punto di vista lì è una precisa a cui non puoi derogare, è una sicurezza sulla continuità. Quindi le infrastrutture sono importantissime, servono, le infrastrutture sono fondamentali. Noi siamo uno dei pochi, poche zone dove si costruiscono le barche in campagna, in mezzo, e le facciamo passare sopra il ponte d'autostrada. Quindi è una cosa un po' anomala. No, adesso questo forse appartiene al passato, possiamo pensare che... Speriamo. Certe attività dovranno rimanere necessariamente là, perché poi le aree non sono poi così grandi. Però insomma una location sull'acqua dà luogo a tutto un indotto di attività e di feedback, cioè la barca tu comunque la leghi al territorio. Certo. Qui ho fatto la barca, qui la riporto al prossimo inverno, fra 2 anni, e quindi abbiamo gente che, comandanti, equipaggi, armatori che girano, e i dati delle associazioni di categoria parlano chiaro, cioè una barca di 30 metri può generare 10-15 mila euro di reddito diffuso al mese. Quindi il diportista vive il territorio, non fa vita a sé di marina, cioè ha bisogno anche di un retro
porto, diciamo, chiamiamolo così, assolutamente, per non assolutamente, per farmi assolutamente capire, insomma. Sì, sì, noi vediamo che quindi ecco, strutture come queste che si rivolgono anche a un target non solo per l'ospitalità in questo caso, ma per il dopo cena, la cena, certo, è un sinergismo che deve funzionare. Allora, la cosa più, diciamo, significativa, lo specchietto tornasole è il mondo del refitting. Il mondo del refitting vuol dire che la barca torna per fare dei lavori. Fondamentalmente chi sceglie dove tornare è il comandante, l'equipaggio, ecco, e torna molto più volentieri a Barcellona che a Canecattì, perché a Barcellona ha uno svago durante l'inverno, certo, cosa. Un territorio ospitale attira, certo, quelle attività lì, quindi piuttosto che andare, ripeto, a Canecattì dove sto dentro un porto per 10 mesi, magari vado a, certo, a Fano, perché poi il contesto mi rende la vita piacevole. Certo, perché mi apre una regione, voglio dire... Cioè, bisogna un po' prendere coscienza del fatto che le Marche, c'è un libro di Guido Piovene, Viaggio in Italia, e Guido Piovene scrive questo libro, Viaggio in Italia, e descrive tutte le regioni. Quando arriva alla regione Marche, inizia il capitolo sulla regione Marche dicendo: l'Italia è il concentrato del mondo, le Marche sono il concentrato dell'Italia. E questo, comunque, guarda che Viaggio in Italia l'aveva scritto anche il commissario di Napoleone, quello che ha portato via le opere e le ha portate a loro. Ha scritto Viaggio in Italia. E quindi, cioè, questo, quindi quando parte, quindi noi ho l'impressione che non ci rendiamo ben conto. Noi non ci rendiamo ben conto di questa realtà che abbiamo. Noi non ci rendiamo conto, ve lo confermo. Le ultime due portate. Sì. Abbiamo il palombo di Danilo con peperoni abbrustoliti, di cui ho fatto anche una salsa con l'aggiunta della portulaca. Perfetto. E adesso arrivo con... Dicevo, noi non ci rendiamo conto di quanto sia conosciuto, me ne rendo conto io, Fano all'estero. La nautica ha diffuso il nome di Fano all'estero. Io vado negli Stati Uniti, vado in Asia, nei paesi... nordici, e quando dico sono di Fano, lo dico quasi, no, dico adesso a questo gli dico sono di Fano, mi dirà questo dove. Cos'è? Questo è lo sgombro gratinato di Stefano. Ah, di Stefano. Non litigate. faremo quindi quando mi dicono di dove sei, io beh, dico in effetti, tra Rimini e Ancona. Scusami, mi dico, c'è stato Fano, un passaggio. Fano. Io ricordo quando facevo l'università a Roma, era gli anni, fine anni 60, di Fano, dove, vicino a Rimini, e quindi Rimini era come dire la specie di catalizzatore che oggi, onestamente, come dici sì, tu, oggi puoi dire tranquillamente che sei di Fano. Nell'ambito delle barche e qui di gente che transita da Fano, comandanti, marinai, surveyor, ingegneri, progettisti. Infatti prima dicevo Fano tra Rimini e Ancona, adesso Rimini dico centro del magica. Mondo Fano. Com'è? Qualche collega straniero quando mi vede dice: ah, te sei quello del centro del mondo. Dietro a tutto questo che tu dici, anzi che dicevate prima, c'è proprio il fatto che c'è comunque una città che culturalmente ha un grosso valore, sì, forse non troppo estrinsecato nel passato, detto, però oggi devo dire che ci si muove più. Stessa fondazione con Palazzo Bracci Pagani, certo, che da 3 anni, ma anche il comune, che per me è stato un po' pigro, ma in qualche modo adesso agganciandosi a Pesaro e Urbino, ha messo sotto in moto, il nome di Sgarbi, certo, in qualche modo, come dire, ha trovato una formula, una molla, sì, diciamo, che sicuramente da solo non avrebbe. Quindi voglio dire, c'è anche un'intelligenza, un ragionarci, cioè una città può essere uno scrigno d'arte, ma se non la promuovi, sì, se no chi la conosce? Esatto, questo è un po' il concetto. Io dico sempre, tu pensa, c'è una bellissima lettera di Roberto Longhi. Roberto Longhi è stato un grande storico dell'arte, è morto ormai nel 68, quindi da un sacco di tempo. Lo scriveva Giuliano Briganti, che era un suo allievo, e del dicembre del 45. E gli spiegava perché Bologna,
era stata così bombardata da americani e distrutta rispetto a Firenze e Venezia, che invece in qualche modo, come dire, se l'erano cavata, sì, non in maniera indenne completamente. Però, e diceva, perché l'arte non si regge da sola. Veramente non voglio fare, non voglio, l'arte ha bisogno di essere promossa, ha bisogno, certo, che ci sia qualcuno che in qualche, il discorso che facevamo, no, in, sì, attesa, sì, di questa graziosa e deliziosa cena, veramente, e noi che facciamo prima, cioè l'arte deve essere promossa, deve essere fatta conoscere sui giornali, attraverso i giornalisti, sulle riviste specializzate, sì, comunque sui media oggi, perché, certo, io sono un po' l'antico, cioè oggi hai tutta una serie che deve promuovere l'arte, certo, e allora quei tesori, che si dice sempre i tesori nascosti, no? Oggi anche quando guardi la televisione ci si dice, ah, tesori, vengono fuori perché c'hai una soddisfazione a tirarli fuori. Noi che possediamo l'80%, 70%, sì, del, certo, patrimonio storico artistico, certo, mondiale. E oggi, mondiale! E oggi, e non è che abbiamo detto nemmeno di quell'Italia, di quelle, sì, no, che diceva Biorelli. Però oggi, e oggi il food, sicuramente il mangiare è uno degli elementi, sì, che è un veicolo. È un veicolo. Anche perché il cibo unisce. Posso raccontare questo, giusto? Il cibo unisce. Un piccolo episodio di Federico, sì, Zeri, che io ho conosciuto proprio, sì, gli ultimi anni. Mi dispiace se mentre racconti noi diamo un assaggino. Zeri, quando la Cassa di Risparmio di Pesaro non lo chiamava per fare la perizia, quindi c'era un po' di denaro che tirava, ma lo chiamava in una seconda occasione, diceva sempre, professore, cosa ne pensa di questo quadro che abbiamo comperato ultimamente, col sigaro immancabile, no? È un falso, portatemi a mangiare il pesce. Ecco. Questa era, se la sbrigava, sì, la sintesi. Se la sbrigava in poco. Ogni volta che vai in una città d'arte, ad una mostra, a vedere anche l'architettura della città, poi vai in un buon ristorante, perché si conciliano le due cose. Si concilia la pace dell'anima, possiamo dire, la piazza di Cesso, e quindi non interpretiamola male, ma è così. Va bene. Noi infatti siamo arrivati un po' alla fine di questa, sì, di questa disquisizione così trasversale che ha abbracciato l'imprenditoria, l'accoglienza, l'arte, che sono elementi che sicuramente ritroviamo nella città di Fano. Abbiamo avuto l'esperienza sensoriale della cucina di Danilo, che ha espresso la cifra distintiva della proposta di Villa Giulia, ma anche la sostanza e la sapidità della cucina tradizionale del porto, del mare, dei nostri pescatori. Diciamo che in questa puntata di Cuochi di Bordo abbiamo voluto radunare, racchiudere un po' l'essenza di tutta la trasmissione, che ha voluto sempre incentrare il suo messaggio su quello che Fano aveva da poter mostrare, da poter portare avanti come messaggio: il mare come fonte di reddito, ma anche come fonte di accoglienza, perché Villa Giulia ha uno splendido panorama verso il mare, c'è uno scorcio del porto, uno scorcio stupendo, e quindi questi tre elementi uniti alla sapienza imprenditoriale di persone lungimiranti e coraggiose hanno fatto sì che Fano arrivasse a una condizione di insomma, terza città delle Marche non da poco. Quindi speriamo che tutto questo serva per avere in chi ne ha le leve sotto mano, sviluppare spunti di riflessione. Nel nostro, sì, piccolo cerchiamo di fare questo, di solleticare, e lo scopo è questo. Quindi insomma, io, come abbiamo iniziato, chiuderei questa puntata con un bel brindisi. Sì. Brindiamo a Villa Giulia innanzitutto, Giulia, che ci ha ospitato, che ringraziamo alla nostra, sì, imprenditoria, sì, e alla nostra arte, e all'arte. Fano città d'arte. Evviva, salute. Evviva. Salute.